Ma cos'è questa cosa? Diamine Luca, dove sei finito? Ma sei qui dentro, per caso? Cosa? Ah, oddio! Ma non farmi prendere questi colpi! Ma c'era scritto di non disturbare! Ma cosa apri? Ma cosa hai fatto? La tua casetta? Dobbiamo costruire un grattacielo! Non devi costruirti la tua casetta, è una tomba, questo è un sarcofago! Stavo guardando le dimensioni, un modellino in scala! Ma smettila di costruirti la bara, Luca! Guarda che ti do fuoco se non esci! No, questo coso non si riesce a uscire, aspetta, non ha la porta! Dai, su, che ti do una mano io! Mamma mia, certo che di problemi ne hai un sacco! Dobbiamo costruire un grattacielo per tutti gli youtuber, lo sai? Va bene, mettiamoci subito all'opera! Ok, penso che i baffi non siano male! Guarda bene, che roba! Ah, ne manca un altro pezzettino qua! Aspetta, salto! Ehi, i baffi dovrebbero essere completati. Io ti sto costruendo la crapa. Ma cosa? Ma vedo che hai finito l'ascensore, Luca. Ma che spettacolo. Qual è il codice? Porca miseria, non mi hai nemmeno detto il codice. Come faccio a entrare? Provo a indovinarlo. È molto complicato. Oh no, è sempre il solito codice. Ma Luca, ma ecco, infatti. Che fantasia hai? Ma sei un qualcosa di incredibile. È così vuoto qui dentro. Mi dai qualcosa in cui arredarlo? Sai, essendo il mio appartamento, lo voglio fare molto, molto bello. Ma certo. Va bene. Allora, tieni questo, un po' di cucina. Questo sicuramente ti piace. Casa della nonna? Questo. Sì, vabbè, non farmi la pioggia di oggetti. Ok, adesso li metto, tranquillo. E tac! Perfetto, la piscina con la paperella. Su. È il culmine. Ma che metti la piscina? Ti stavo creazione. Mettendo il letto io. Come lo vuoi, per così o per così? Non lo so, in obliquo, Luca. Ma come ti pare? Ma non è che mi interessi troppo. Dai, su. Doppio letto, addirittura. Ma sì, dai, così stai comodo. E hai pure la vista a cielo. Tanto tranquillo, che il mio posto preferito ce l'ho qui. Dovremmo mettere una finestra, però, se no, sai, ci sarebbe qualche cattivo odore. Meglio prima o poi. Meglio di no, sai, che poi ti si vede da fuori. Qui siamo al piano terra. Cosa vuol dire? Anche se mi si vede un po', è un bello spettacolo, dai. Diamoci la mossa! Abbiamo da costruire la tua casa, quindi costruiamo un altro piano e andiamo. Sì, dai, abbastanza somigliante! Da questa parte... Sì, devi completarlo però, Luca, a metà faccia, scusami, è stato sfigurato in guerra, non capisco! Un attimo, così... come ho sì, fatto dai, va bene così, adesso fallo simmetrico e ci sta, esatto! E per ricordargli la bocca, cos'è? La fessura per inserire le monetine, quella! Dai, su, che ti vengo qui. Su a dare una mano! Ma porca miseria! Dai, vieni ad aiutarmi ad arredarlo, che mi serve! Certo! Sì, ma porca miseria! Ma dovevamo per forza mettere il codice! Dobbiamo farlo inserirlo ogni volta che dobbiamo entrare in casa! Guarda che roba! Ma c'è pure la porta automatica! Hai visto? Deve essere tutto tecnologico qua! Intanto ci deve essere un bel divano! No, ma scale. Che bello! Un posto dove buttarsi! Poi ci faccio il secondo piano. Ah, ok. E pensavo che fosse un modo, non lo so, per buttarsi facilmente. Che ne so io. Hai pure un divano per intrattenere i tuoi ospiti. E dai, sgancia qualcosa che ti do una mano. Che sennò qua ci mettono i secoli a arredare. Perfetto. Allora un bel letto qui. Un comodino. Ed ho finito! Vediamo come te la stai cavando tu! La camera da letto tua è praticamente completa, con la scrivania, perfetto, il computer e quant'altro. Tu invece come sei messo? Cosa hai fatto qua? Bene, ho messo due scrivanie. Hai perso tempo qua, come al solito? Oddio, ma... Cos'è che mi ha sparato? Una torretta! Ok, Luca, io non ci entro più. Ma cosa diavolo è quella cosa? Una torretta che spara a tutti quanti? Era per gli intrusi, ma mi sa che prende ma anche io non te, sono intrusi, maledetto. Ma porca... Continua a prendere te, Va bene, facciamo una bella cosa. Diamoci da fare per costruire l'appartamento di Noob, che è meglio. Dai, dammi una mano. Dobbiamo continuare. Arrivo. Tu e le tue bellissime, brillanti idee. Ok, non sta andando male. Ma Luca, dove sei finito? Io sto facendo qui, le guance di Noob. Sto facendo una cosa, aspetta. Stai facendo il tuo ciuffo! Ma porca miseria! Ma sembra pensare alle tue cose! Dai, che dobbiamo costruire l'appartamento di Noob! Ma sì, ma tanto questo da arredare non ci vuole niente, basta un po' di terra! Sempre a prendere in giro, Noob, ma non ti vergogni! Ma che schifo tutta sta terra! Va bene, dai, diamoci la mossa! Ok, l'orto di Noob è quasi finito! Però mi manca l'acqua, Luca! Certo che mi serve l'acqua! Tieni, te l'ho portata! Ecco, qui uno e due! Ok, sì, ma cos'è che ci coltiviamo qui sopra, Luca? Non lo so, il grano, le patate, qualcosa del genere. Adesso vado a prenderli. Ok, va bene, dai, passa un pochino. Ma sotto ti piace? Mi sembra già fin troppo complicato. Forse qui. Ci dobbiamo mettere a coltivare un bel po'. Sai che Noob è un appassionato di giardinaggio. Ma perché hai messo la lava? Ah, in bagno! Ovvio, scusami. Lo sai. Lo sai che i rifiuti prodotti da Noob sono veramente disgustosi. È meglio mettere la lava, te lo assicuro. Prendere i semi, va?
Tu zappa. Cosa vuol dire zappa? Non ho nemmeno una zappa. Vabbè, ma sempre a lamentarsi. Adesso sai cosa faccio? Ti do la zappa di legno, così ti senti un vero noob. No, no, la zappa di legno no. Ma porca miseria, Luca, ci siamo dimenticati le torce. Qui non è illuminato, non va bene. Se ne importa, noob, non sa nemmeno cosa sono le torce. Cosa sei impegnato a fare tu nel frattempo? Ma guarda, ma stai già costruendo qui in alto sopra. Ma stai già costruendo l'appartamento di Kira, ma non mi puoi avvertire almeno? Ma guarda che roba, va bene, dai, semi di noob ci pensiamo dopo. Intanto alla fine non sa coltivare, non importa, dammi il materiale con cui costruire che ti do la mano qua. Tieni. Ok, una bella fontanella qui. Ottima, un po' stretti questi appartamenti, però sono carini. Dai, vabbè, ma ci sta, ma sono più calorosi così. E poi un po' di piante sospese, vediamo se riesco a posizionarle. Una così, guarda, non ti piacciono queste piante penzolanti? Decorano decisamente l'ambiente, guarda che roba! E cosa? Una Nintendo Switch, un bel letto rosa. Hai visto? Decisamente sta venendo bene, sta venendo fuori bene questo appartamento. Vediamo e siamo a posto. Perfetto, ottimo. Ah, cripto, dobbiamo fare cripto. Assolutamente, l'ultimo appartamento, quello più in alto. Diamoci la mossa. Mi sa che conviene fare anche qualcosa di particolare per lui, tipo una discoteca. Ho in mente qualcosa. Questo laghetto che hai fatto? Non lo so, per rinfrescarsi. Sai, non c'era troppo posto per un bagno qui. Almeno ho pensato che un laghetto potesse essere in caso. L'hai dipinto te? No, non l'ho dipinto. Io l'ho comprato così, non vedi? Non è fatto, è stampato. Vieni, che andiamo su. Non è ancora fatto l'accessorio. Come facciamo ad andare su? Sei un genio. Che c'è? Un problema di antifurto, Luca? Mi sono entrati i ladri in casa? Sì, ma non è... Non è il modo di accogliere i ladri urlando come una scimmia sul water. Allora, Luca, io ho un po' di chitarre, un microfono, una pianola, aspetta, però non so esattamente dove posizionarli. Io stavo pensando, così. Cosa facciamo qua dentro? Questo deve essere un po' particolare. Perché non facciamo tipo un palcoscenico o qualcosa di strano? No, mi dispiace come idea, assolutamente. Allora facciamo una bella cosa. Qui sotto facciamo una sala prove e sopra un palcoscenico con una console da DJ in alto magari, in modo che, non lo so, si può organizzare qualche festa. Mi piace. Qui in alto è veramente così. Perfetto. Ok, allora io provo a fare un pochino come stai facendo tu. Ok, e qua metto un bel microfono da qualche parte, se riesco a capire dove metterlo. Mettilo qui. D'accordo. E qui sta il microfono. Ok, adesso saliamo con le scale. Ma che cos'è questo? Ma è veramente un clima da discoteca questo. Ci mettiamo tutto il muro di luci qua dietro. Sì, ma la console non è esattamente di vetro, però va bene, dai, insomma. L'importante è che abbia qualcosa. Ma per vedere il pubblico sotto, guarda. Hai ragione. Beh, ci sta un sacco come cosa. Allora io piazzo un'altra bella chitarra e un'arpa. Ah, qua, mettila qua. Non so bene a cosa serve un'arpa, sai, è una cosa un po' particolare. Ma la smetti di farlo spastico? Ma non è che si usa così. Non lo so, sarà un'arpa elettrica. Ma hai messo due chitarre uguali. Ma cosa vuol dire? Ma anche se sono uguali, cosa significa? Oh, io comunque direi che abbiamo finito. Quello che dobbiamo soltanto vedere da fuori com'è, perché potrebbe essere uscito bruttissimo, per quanto ne sappiamo. Non ho più controllato. Ok, giù. Ed eccoci qua. Ora vediamo com'è venuto fuori. Vediamo com'è venuto fuori. Non è male alto, come grattacielo. Non mi sembrava spettacolo. Così alto da dentro invece. Magari togliamo sto coso che è un po' antiestetico. Che cosa? Ah, la tua mica setta. Dai, che non era così male la tua bara portatile. Era pure azzurra come il tuo colore. Sai cosa? Vicino al parcheggio poi sta cosa qui. Ci facciamo pagare per venire a vedere il nostro grattacielo. Vabbè, ma chi è che vorrebbe... Aspetta! È bello, però... Aspetta. Che cosa? Tu non sai cosa ho fatto io come sorpresa. Cosa hai fatto? C'è pure una sorpresa in questo grattacielo. Di cosa stai parlando? Quando ho finito di fare la testa di cripto, ho installato qualcosina. Allora mostralo subito. Vediamo che cosa si tratta. Vai! I fuochi d'artificio! Bellissimo! Ma che spettacolo! Vabbè, devo dire, Luca, che questa volta ti sei veramente superato. Non pensavo che saresti in grado di fare qualcosa di così bello. Cosa intendi dire che non riesco a fare qualcosa di così bello? Niente, volevo dire che faccio una bella cosa. Diteci con un bel commento cosa ne pensate di questi appartamenti e qual è il vostro preferito. Vero, Luca? Scommetto che il mio è il migliore. Ma credo, sicuramente il secondo. Lasciate tantissimi mi piace e diteci cosa ne pensate. Alla prossima, ciao.
Ciao!